Ciao a tutti, sono il prof Marco Fumo, benvenuti nel mio canale. Nel tutorial di oggi parleremo di come si crea un avatar. Cos'è un avatar? Un avatar è una specie di personaggio virtuale che comunque rappresenta una persona reale. Molto spesso vengono utilizzati nei videogames, nei social, ma anche per scopi didattici. Io spesso li utilizzo nelle mie presentazioni per rendere le video lezioni meno pallose del solito, oppure per creare le miniature su YouTube. Ci sono diverse app o web app per creare il proprio avatar. Io utilizzo Bitmoji, in quanto non solo consente di creare l'avatar ambientato in diversi contesti, ma una volta creato, l'avatar si può esportare ovunque senza limitazioni. Bitmoji si può utilizzare solo da smartphone, anche se vi è una pagina web che adesso andremo a vedere. Ok, andiamo su Google e ci colleghiamo alla pagina di Bitmoji. Arriviamo, qua c'è un'apposita sezione dedicata ai videogames e qua ci sono due pulsanti, uno per scaricare l'app da Apple Store e uno da Google Play. Dopodiché vi è un'apposita sezione dedicata all'app Snapchat. Proviamo ad aprire l'app dal mio iPhone. Ok, andiamo a cliccare sull'apposita icona di Bitmoji. Questa sarà l'interfaccia dove compaiono a scroll le diverse situazioni in cui posso ambientare il mio avatar. Io posso anche digitarne una che non compare, per esempio scuola, e mi compariranno diverse situazioni in cui il mio avatar è ambientato a scuola. Ne scelgo uno e allora cosa posso fare? Lo posso inviare o direttamente a quelli che sono i miei contatti più frequenti, oppure lo posso inviare tramite le varie applicazioni presenti nel mio device mobile. Bene, andiamo alla scelta di quelle che sono le caratteristiche morfologiche del mio avatar per renderlo più possibile somigliante a me. Andiamo alla pettinatura. Vista la mia folta chioma, posso scegliere benissimo tra diversi modelli. Vediamo un po', scegliamo questa versione Punk 1. No, la cresta mi pare un po' troppo corta. Punk 2, versione Clash o Sex Pistols. Bene, possiamo anche andare avanti con quelle che sono le caratteristiche morfologiche. Andiamo a barba e baffi. In esclusiva per voi potete vedere il prof Fumo senza barba. Però dai, meglio con la barba. Continuiamo, andiamo alla forma degli occhi, alle ciglia, alle pupille, c'è la versione del colore degli occhi, sopracciglia, naso, il modello degli occhiali, la mascella, la forma del viso, la bocca, orecchie. Più sono evidentemente le caratteristiche tecniche, più il nostro avatar somiglierà a noi stessi. Quindi, una volta creato l'avatar, posso benissimo scegliere l'outfit. In questo momento, mentre sto registrando il video, c'è una nuova feature dell'outfit creata da Ralph Lauren. Polo verde, no. Preferisco blu, che è il mio colore preferito. E inoltre c'è una sezione relativa a quelli che sono i nuovi arrivi. Dai, blu, scegliamo la polo blu. Quindi una volta creato l'outfit, in automatico questo outfit verrà inserito nel mio armadio, dove andrò a individuare gli outfit che ho creato precedentemente. Una volta creato, il nostro avatar verrà salvato e ci servirà come sticker da utilizzare per gli scopi di cui parlavamo prima. Secondo voi mi somiglia? Scrivetemelo nei commenti.
Il video tutorial di oggi è terminato. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi l'uscita dei miei prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!